Questa è la storia di 15 persone che vengono prelevate dalle proprie case, strappate dalla propria terra e uccise in una camera a gas nella fabbrica della morte, Auschwitz. Ebrei italiani catturati nella città di Siena da fascisti e nazisti e condotti su carri bestiame verso la morte. La loro colpa è quella di essere ebrei. L'8 settembre 43 il Regno d'Italia, guidato dal maresciallo Badoglio, subentrato alla defenestrato Benito Mussolini all'indomani del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio, firma l'armistizio con gli anglo-americani. Subito le truppe tedesche, ex alleate dell'Italia, occupano gran parte della penisola. Il re Vittorio Emanuele III fugge in Puglia e il duce viene liberato dai tedeschi dalla prigionia sul Gran Sasso. Di lì a poco risorge il fascismo con Mussolini che dà vita alla Repubblica di Salò, stato fantoccio alleato dei nazisti. Anche Siena, come tutte le altre città toscane, viene occupata dai tedeschi e amministrata dai fascisti che poco dopo cominceranno a dare la caccia ai partigiani che combattono per la libertà. Il fascio repubblicano locale si organizza e nell'ottobre 43 diventa capo della provincia il professor Giorgio Alberto Chiurco, una fascista della prima ora che alla fine degli anni 30 era giunto con pseudo ricerche scientifiche a tesi generali sulla sanità delle razze dell'impero italiano. Giorgio Alberto Chiurco era stato uno degli squadristi più attivi e più feroci nel periodo che andò dal 1919 alla marcia su Roma. Fu poi un importante dirigente del Partito Nazionale Fascista a Siena, fu un gerarca di rilievo nazionale e, quando nacque la Repubblica Sociale, diventò prefetto della provincia di Siena. A lui facevano capo le scelte fondamentali, principali, praticamente tutte quante le scelte. Aveva rapporti strettissimi con i tedeschi e con il comando tedesco che aveva sede appunto a Siena. Poche settimane dopo la nascita della Repubblica Sociale Italiana, anche Siena conosce una delle pagine più buie della storia dell'umanità, la deportazione e lo sterminio di innocenti. La piccola comunità israelitica senese, nemmeno 200 anime, con la sua sinagoga a due passi da Piazza del Campo, è presente in città da secoli ed è ben integrata nella vita cittadina anche perché molte famiglie gestiscono negozi, soprattutto nel settore dei tessuti, delle confezioni e dell'oreficeria, assai a contatto quindi con il resto della popolazione. E chi più chi meno rispetto così al proprio grado di osservanza, però tutti i partecipi, sia pur assolutamente integrati chiaramente nel tessuto cittadino, nella società circostante, però legati alle proprie tradizioni. Nell'autunno 43 gli ebrei senesi hanno già conosciuto la persecuzione. Dal 38 infatti, dopo l'emanazione delle vergognose leggi razziali volute dal fascismo e firmate dal re, la loro vita è cambiata. Ad esempio non possono più frequentare le scuole pubbliche, svolgere la quasi totalità delle professioni, spostarsi liberamente. E cambiò totalmente perché mio padre perse il lavoro. Io fui mandata via da scuola e se non avessimo avuto, non si poteva, meno male c'era il negozio delle zie, perché se no non si sapeva come tirare avanti. In un primo momento, per non farmi stare senza far niente, mi mandarono a una scuola di taglio, che io sono negata completamente, sicché dopo un po' lasciai. Poi appunto sono andata, le scuole ebraiche a Firenze, ma anche lì non mi trovavo bene. Allora sono ritornata a Siena e ho studiato privatamente. Io ho fatto tutto la quinta, ho dato l'esame di quinta ginnasio e poi l'esame di licenza liceale durante quel periodo fascista. E io appunto, però anche i professori
erano molto carini, voglio dire, anche se io stavo in una stanza da sola, perché se no avrei contagiato gli altri, però quando era il momento dell'interrogazione, insomma, siccome le cose le sapevo, e difatti c'avevo la media del 7. Lo Stato fascista antisemita, che riconosce a qualcuno lo status più favorevole di discriminato, riservandogli così un ammorbidimento dei divieti, emargina migliaia di persone, teorizzando una superiorità della razza italiana e dedicando un'attenzione maniacale alla questione razziale, come dimostrano le centinaia di documenti e di circolari nell'archivio della Prefettura Senese. Le conseguenze che le leggi razziali portano sulle attività lavorative delle persone, quindi con così, l'allontanamento dal servizio del signor Mario Cabibbe, dal ragioniere al Monte dei Paschi, del signor Italo Sadun che lavorava in comune come settore delle imposte, con la revoca poi più tardi di alcune licenze anche ai commercianti, diverse persone si spostano, cioè ancora prima di arrivare alla, come dire, al 43, al momento delle deportazioni, questi 5 anni di leggi razziali sono degli anni che influiscono pesantemente sulle vite delle famiglie. Durante le prime settimane della neonata Repubblica Fascista di Salò, che considera gli israeliti come nemici della patria, la questione ebraica è già all'ordine del giorno. Dopo la massiccia retata del 16 ottobre a Roma, all'inizio del novembre 43, su impulso dei tedeschi, non mancano arresti a Bologna, Firenze, Monte Catini Terme e appunto Siena. Venerdì 5 novembre le scuole non sono ancora state riaperte e le prime pagine dei giornali parlano delle notizie dal fronte di guerra e, sul piano locale, delle modalità per la distribuzione del grano alla popolazione. Per alcuni ebrei senesi queste saranno le ultime notizie lette. Infatti, nella notte tra il 5 e il 6 novembre 43, oltre 20 persone, tra cui bambini ed anziani, vengono arrestate da componenti della milizia fascista. Qualcuno sarà rilasciato, gli altri saranno consegnati ai nazisti. Ci sono poi alcune famiglie che non credono o che non sono state informate o che non hanno avuto modo, possibilità di fuggire, che verranno catturate. A Siena vengono catturate oltre 20 persone, alcune di queste poi verranno rilasciate per vari motivi. Di questi arresti è rimasta traccia nelle carte della questura, dove un impiegato o un maresciallo di pubblica sicurezza attestano a posteriori quanto accaduto il 5 novembre a Siena. In diversi casi scrivono che un determinato soggetto è stato arrestato e poi rilasciato. Queste persone sono scampate alla deportazione. Se da una parte c'è chi viene rilasciato perché è considerato ad esempio ebreo misto, dall'altra c'è chi invece viene trattenuto. Quasi 20 persone passano la notte del 6 novembre all'interno della caserma di Piazza d'Armi in attesa di essere trasferite il giorno seguente a Firenze. La quasi totalità di loro non arriverà mai più a Siena perché trasferiti in altra località. Queste sono le parole che leggiamo nei documenti relativi all'arresto. Chi scrive forse non sa che altra località significa viaggio verso la morte. La responsabilità della Shoah è da attribuire ai tedeschi, che misero in atto la cosiddetta soluzione finale in tutta Europa, uccidendo milioni di innocenti. Ma anche gli italiani hanno in parte contribuito a questo sterminio di massa, collaborando assai attivamente con i nazisti.
Il caso di Siena ne è un esempio, come testimoniano gli appunti di questura, dove la presenza militare germanica al momento dell'arresto non è citata, anzi viene sottolineata la responsabilità diretta degli arresti da parte dei fascisti. Il fascismo senese collabora strettamente con l'occupante tedesco e lavorano di concerto a Siena per la cattura e la deportazione degli ebrei senesi. Questo è importante sottolinearlo, perché altrimenti noi consegniamo ai giovani, alle giovani generazioni, una storia distorta, se addossiamo responsabilità storiche a uno dei due soggetti. I due soggetti, fascismo e nazismo, operano in contemporanea, operano in sintonia, agiscono a Siena in sintonia. Ci sono alcune famiglie la cui cattura è demandata esplicitamente ai giovani della Repubblica Sociale, in altre giovani della milizia della Repubblica Sociale lavorano unitamente a riparti tedeschi, e questo è fondamentale, insomma, non trasmetterlo, perché questo permette di ricostruire una storia che noi come italiani troppo a lungo abbiamo taciuto. Chiurco ebbe inevitabilmente, al di là del fatto che sia stato o non sia stato trovato un suo ordine scritto di deportazione, la piena responsabilità politica e morale di quello che accadde, di quella deportazione. È un fatto che il processo celebrato dalla Corte Assise Speciale a Siena accertò. Di questi arresti su Siena c'è la testimonianza diretta di Alba Valek, fermata il 6 novembre e in seguito rilasciata per essere in un secondo momento deportata pure lei ad Auschwitz, da dove fortunatamente riuscirà a tornare. Nel suo libro A24029 la Valek certifica la presenza dei fascisti e di una SS italiana al momento dell'arresto della sua famiglia nella villa Il Branchino ai Cappuccini. Lei la mattina, perché è notte, tra il 5 e il 6, viene svegliata dalla madre, viene svegliata perché fascisti senesi, le dice al marito, ci sono i fascisti, ci danno solo 20 minuti di tempo. Peraltro questi 20 minuti di tempo era il tempo che veniva dato a ogni famiglia ebraica che veniva catturata. È un dramma, 20 minuti, c'è da trovare un vestito, c'è da trovare una cosa a noi cara, un oggetto caro, c'è da trovare gli ori. Venivano invitati a portare dietro, no, i propri beni, che poi venivano requisiti ovviamente, e c'era da placare i pianti dei bambini che non capivano, insomma, c'era da cercare, che era un dramma. Ed è ancora Alba Valek a raccontarci l'arrivo a Firenze, dove i tedeschi fanno salire gli ebrei senesi su alcuni vagoni carri bestiame che li avrebbero condotti a Bologna. Non c'è bisogno di immaginazione per pensare a quei momenti. È la penna della Valek che ci descrive il clima teso tra paura e rassegnazione che caratterizza quel trasferimento in treno, dove non mancano pianti e singhiozzi. A Bologna le SS tedesche procedono agli interrogatori dei senesi. Alba Valek e il marito vengono rilasciati perché considerati misti. Per tutti gli altri arrestati a Siena si riaprono i portelloni del treno numero 3, allestito dal capitano delle SS Dannecker il 9 novembre 43, carico di famiglie catturate in Toscana e in Emilia. Da adesso in poi non ci sono più testimonianze dirette, perché di quei 15 ebrei fermati a Siena nessuno è sopravvissuto. Il convoglio percorre il tragitto che tanti altri treni avevano percorso nei mesi precedenti da tutta Europa. La destinazione è la Polonia. Ma chi viaggia dentro ai carri bestiame tra pianti, fame, freddo e disperazione non sa che quello è il suo ultimo viaggio prima della morte. Il viaggio dura 5 giorni. Il 14 novembre 43 il treno arriva a destinazione, Auschwitz-Birkenau.
Le persone vengono fatte scendere e messe in fila. Per i senesi non ci sarà scampo. Dopo la selezione saranno subito indirizzati verso la morte. Percorrono, forse intuendo il loro destino, il tragitto tra i binari e le camere a gas, di cui oggi rimangono solo delle macerie. Come era accaduto negli anni e nei mesi precedenti al loro arrivo, in tante altre drammatiche occasioni, i bagagli dei deportati vengono sequestrati e i loro oggetti di vita quotidiana, dai giocattoli agli occhiali, dai gioielli alle foto, si mescolano a tutti gli altri beni razziati a tanti innocenti. I 15 ebrei catturati a Siena, dopo essersi spogliati, entrano nella camera a gas e poco dopo, per effetto del famigerato Zyklon B, escono cadaveri. I loro corpi vengono bruciati nei forni crematori di Auschwitz e le loro ceneri disperse nell'avvento e nelle campagne polacche. Questa è la storia di bambini, adulti e anziani vissuti nella città del Palio. Adele Ayò, 64 anni. Gino Sadun, 71 anni. Ubaldo Belgrado, 52 anni. Ernesta Brandes, 85 anni. Rabbino Giacomo Augusto Asda, 74 anni. Ermelinda Segre, 68 anni. Achille Millul, 40 anni. Gina Sadun, 47 anni. Marcella Nissim, 20 anni. Graziella Nissim, 14 anni. Livia Forti, 55 anni. Davide Valek, 64 anni. Michele Valek, 68 anni. Morosina Valek, 21 anni. Ferruccio Valek, 13 anni. Nelle settimane successive arriveranno ad Auschwitz altri senesi che si erano nascosti a Firenze. Si tratta della famiglia Sadun, Vittorio Emanuele e la moglie Matilde, con i figli Amiel e Lia. Anche per loro, come per i nonni Gino ed Adele, di cui abbiamo già parlato, non ci sarà scampo. A me quello che mi ha fatto più effetto è stato quello di Firenze, Vittorio, Matilde e i due bambini. Che se penso che io sono stata a casa loro e di quella e sono l'unica sopravvissuta, insomma, a me fa un certo effetto. Moriranno nel lager nazista anche i coniugi Ayò, Angelo e Fanny, per mesi domiciliati ad Asciano e poi deportati nel maggio 44 dopo l'internamento nel campo di bagno a Ripoli. Alba Valek invece sarà arrestata una seconda volta essendosi esposta nel tentativo di raccogliere informazioni sulla sorte dei familiari. Dopo un periodo di detenzione a Fossoli, nell'agosto 44, arriverà ad Auschwitz. Nel suo libro racconta la quotidianità nel lager, le selezioni prima della gassazione, l'epidemia di febbre e dissenteria che la colpisce, la fame, il buio della camerata che la opprime durante la notte. A pagina 82 la Valek scrive: guardai il numero tatuato sul mio braccio, A24029. Non mi sentivo più un essere umano. Con l'avvicinarsi dell'Armata Rossa, Alba Valek viene trasferita in Germania. È proprio al campo di Dachau, dopo 5 giorni di marcia della morte, che troverà la libertà il 1 maggio 45 grazie all'arrivo degli americani. Dopo la deportazione da Siena, c'è chi in città prova ad ottenere la liberazione dei propri familiari. È il caso della sorella di Achille Millul che il 20 novembre 43 scrive una lettera al prefetto Chiurco sottolineando come il fratello, considerato ebreo misto nonostante il battesimo cristiano, sia stato a suo avviso ingiustamente arrestato e condotto in un campo di concentramento. Della vicenda si interessa anche l'arcivescovo di Siena Mario Toccabelli, che non esiterà a scrivere pure lui al capo della provincia.
Chiurco, a fine gennaio 1944, spedisce una lettera al comando tedesco di Firenze per ottenere la liberazione del detenuto, ricordando come il Millul sia sempre stato fascista fino dagli anni 20. Non riceverà mai, almeno per quello che sappiamo dalle carte d'archivio, una risposta. Infatti, Achille Millul, come tutti gli altri senesi, era già stato ucciso settimane prima nel lager nazista. Anche l'anziana Ernesta Brandes, morta ad Auschwitz, era sempre stata fascista. Ernesta era l'unica fascista della famiglia. Lei era proprio fascista, andava a tutte le adunate, eccetera. E fu presa e portata via, non si è più saputo niente. La retata del 5 novembre 43 a Siena mette in allarme tutti gli ebrei che ancora non si sono nascosti. Da un momento all'altro intere famiglie scappano e lasciano tutto, casa e negozio. In molti, anche grazie ad alcuni preti coraggiosi, si nasconderanno in campagna ospitati da contadini generosi. Il tabacchino di Chiusdino, che si chiamava Gano, durante la notte ci portò attraverso i campi, da notare che c'era la mia nonna ultraottantenne e credo in certi momenti la prese anche in collo, perché attraverso i campi la prima notte ci rubarono tutto, si dormì in una casa dove ci rubarono tutto e dopodiché si arrivò a Luriano, che è dei Marchesi Chigi, sì. e lì ci siamo stati fino alla fine. Abbiamo avuto la grandissima fortuna di non avere nessuno che ci ha fatto la spia e tutti che ci hanno aiutato. Ma non ci sono solo persone giuste, purtroppo c'è chi specula sulle disgrazie altrui. Anche a Siena, ancor prima della requisizione e poi confisca dei beni degli ebrei decisa dalla Repubblica di Salò, c'è chi prova ad ottenere qualche vantaggio. Sono decine le lettere, soprattutto di sfollati e militari, con cui si chiede l'assegnazione dell'alloggio di qualche ebreo deportato o fuggito. C'è chi addirittura sottolinea come sia stato giusto arrestare gli ebrei e portarli in un campo di concentramento. Anche i negozi degli israeliti scappati o arrestati vengono requisiti in attesa della confisca. Infatti gli ebrei vengono spogliati di qualsiasi bene, come dimostrano le lettere delle banche che comunicano le somme depositate nelle filiali. Fa impressione pensare come dietro a ciascun nome in questi elenchi ci sia una vita e un dramma. Se prendiamo ad esempio il caso specifico dei senesi uccisi ad Auschwitz, di cui ovviamente in quei mesi di occupazione tedesca nessuno sa più niente, notiamo come vengano minuziosamente sequestrati anche i beni di persone già morte. La macchina burocratica fascista italiana si muove speditamente per togliere ogni avere anche a chi non ha neppure più la vita, a cominciare dal più piccolo, Ferruccio Valek, a cui è sottratto il libretto di risparmio. La vicenda della spoliazione dei beni agli ebrei deportati o fuggiti è un'altra storia. A noi ci interessa giusto accennarla per comprendere cosa accade a Siena dopo la deportazione. Ad esempio, a seguito dell'arresto di Ubaldo Belgrado, la sua orologeria viene requisita. Il prefetto riceve decine di lettere di senesi che chiedono la restituzione di svegli ed orologi portati ad aggiustare nei giorni precedenti. Questo ci dimostra come la gente sapesse cosa era accaduto. Infatti in quei giorni altri negozi, come quello dei Valek deportati, vengono requisiti in attesa della confisca. Fino a luglio 44, mese in cui Siena viene liberata dagli alleati, gli ebrei devono nascondersi perché l'ordine è quello di arrestarli e condurli in specifici campi di transito in attesa della deportazione nei lager nazisti. Dalla documentazione conservata negli archivi emerge come la caccia all'ebreo, coordinata dalla questore Barrel, sia una priorità. Vengono riportati i connotati di adulti, anziani e anche di minorenni ricercati.
carabinieri, le milizie fasciste e i poliziotti sorvegliano le famiglie di israeliti fin quando queste fanno perdere le proprie tracce, avendo bene a mente cosa era accaduto il 5 novembre a Siena. Questa è infatti una data che ancora oggi, a distanza di 70 anni, non deve essere dimenticata. La memoria sulla tragedia che ha colpito il 13enne Ferruccio Valek, la 14enne Graziella Nissim e tutti gli altri deportati da Auschwitz non deve spegnersi. E per farlo occorre l'impegno di tutti, a cominciare dai giovani senesi che in questi ultimi 10 anni, grazie a progetti diversi ma con lo stesso obiettivo, hanno potuto visitare i campi di sterminio nazisti riflettendo su quanto accaduto negli anni 40. Ascoltiamo quindi i loro pensieri sul tema della memoria mentre camminiamo virtualmente tra i 2711 blocchi di cemento del Memoriale della Shoah di Berlino, che ricorda i 6 milioni di innocenti sterminati in Europa, senesi compresi. Perché capisci anche la mente umana fino a dove può arrivare, cosa può progettare, cioè cose veramente assurde. Entrare nelle camere a gas e viene detto che 700 persone in 2 ore venivano fatte fuori tranquillamente, è scioccante. E nemmeno pensare come stava per loro, che sapevano dove andavano, che facevano. E pensare a quello che è successo in quel campo in quegli anni veramente mette del terrore. La cosa che mi ha colpito di più sono state le camere a gas, perché era molto freddo e siccome sono molto, diciamo, suscettibile, mi è sembrato di sentire le urla e i pianti della gente che stava dentro, insomma, che stava per morire. Noi abbiamo visto ad esempio tutte le scarpe dei detenuti che sono stati uccisi, e vedere questo numero veramente grande, veramente enorme di queste scarpe ti fa rendere conto di quanto siano in realtà le persone che sono state uccise. Non mi ero mai resa conto quanto invece la vita è importante. E chi può viverla penso sia fortunato, perché ho capito che ci sono state persone che purtroppo hanno avuto la sfortuna a causa della malvagità dell'uomo di non poterla vivere. È un'esperienza che mi ha cambiato veramente la vita, mi ha cambiato la vita perché mi ha fatto riflettere su quello che è stato il periodo più buio della storia, penso, mondiale. Questi luoghi mi hanno fatto vedere veramente cos'era, cosa sono stati quei momenti, fra virgolette, bui della Seconda Guerra Mondiale. E anche le foto appese alle pareti dei deportati, degli internati nei campi di concentramento, con gli occhi spalancati, pieni di terrore, e mi ha fatto riflettere, mi ha fatto capire quanto è importante la vita. Quello che abbiamo visto, da i vestitini dei bambini, i pettini, tutti gli oggetti lasciati da queste persone, lasciano veramente delle emozioni forti. Dove comunque ti viene spiegato e sai che lì sono morte centinaia e centinaia di persone, è una sensazione un po' strana, che comunque ti fa capire magari anche l'importanza della vita, della propria libertà. Comunque è stata un'esperienza molto toccante, perché un conto è vedere le cose nei libri e un altro è provarle sulla propria pelle. All'inizio pensi che sia un'esperienza come un'altra, poi ti accorgi che invece sono quelle cose che ti cambiano la vita, cambiano il tuo modo di interagire con gli altri, la tua personalità, e da lì ti formi in modo diverso. Beh, sicuramente uno capisce che purtroppo non è solamente un sogno o un fatto sul libro di storia che uno non riesce più a catalogare, è appunto una cosa vera che è successa e te riesci veramente a immaginarti. Il viaggio serve soprattutto a ricordare e a raccontare, per fare sì che il fatto che le persone siano sopravvissute, diciamo, getti un seme di speranza più che altro, per far sì che simili errori non vengano ripetuti. La cosa che mi ha colpito di più è la neve, perché generalmente associamo il colore bianco alla purezza, all'innocenza, alla serenità in qualche modo, e trovare in un luogo di morte, di disperazione, dove milioni di persone hanno trovato la fine, il colore bianco è stato tremendo, tremendo. E aver visto con i nostri occhi quei luoghi, quei posti, ci siamo resi conto che la cosa era vera, cioè che veramente erano accadute queste cose. È stato uno schiaffo la realtà che c'è stato, più che altro.
E una cosa è studiare le cose sui libri di storia o vederle nei film, leggerle nei libri, però una cosa è andare proprio sul luogo dell'orrore, come siamo andati noi a Auschwitz, e provarle proprio sulla propria pelle. Sentire ancora un forte odore strano è stato molto toccante. Pesante, perché comunque è stata un'esperienza paradossalmente bella, però è appesa e secondo me almeno una volta nella vita va fatta per renderci conto, perché nei libri, nei film c'è, però vederlo con i propri occhi e con le proprie sensazioni, insomma, è tutta un'altra cosa.